Bus più ecologici ma più cari. Il Comune di Torino, che oggi si riunirà per decidere sulle nuove tariffe dei mezzi pubblici, ha scelto il metodo più classico, quello del bastone e della carota. Mentre prepara i ritocchi alle tariffe, è presente i primi due esemplari dei 70 autobus Euro 5 da 18 metri che nel 2012 sostituiranno tutti i mezzi Euro 0 più inquinanti. I due veicoli entreranno in funzione nei prossimi giorni e quando la flotta sarà al completo, le emissioni di particolato saranno abbattute del 99%, ridotti del 98% dell'89% anche il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. La migliore qualità però costerà più cara, circa il 10% in più con corse singole che saliranno a 1,50 euro. La decisione ufficiale arriverà soltanto oggi, ma il pacchetto di adeguamenti previsto da Palazzo Civico è già pronto. Questa è un'operazione che si inserisce in una riorganizzazione più complessiva del trasporto pubblico locale che vedrà mettere mano alla città sia alla rete, quindi alla parte diciamo organizzativa del servizio di qualità che viene erogato quotidianamente alla cittadinanza, sia dal punto di vista tariffario perché oggi soltanto, anzi meno del 30% del costo del servizio è coperto dalla tariffa, cioè dai biglietti, e quindi noi dobbiamo andare a rivedere la tariffa da un lato e essere certi che tutti paghino il biglietto a Torino, e l'operazione di controllo che è iniziato in via sperimentale sulla linea 4 va esattamente in questa direzione. Gli aumenti saranno spalmati su tutti i tipi di documento di viaggio, anche se il rincaro sarà maggiore sul biglietto singolo perché GTT punta a incrementare la quota di abbonati. Rincari più contenuti invece per i carnet da 10 o 15 biglietti, e lo stesso vale per la corsa semplice suburbana che subirà un aumento di 30 centesimi e non di 50. Ma la riorganizzazione delle tariffe dei mezzi pubblici si potrebbe trascinare dietro anche qualche ritocco delle strisce blu. Lo studio sarebbe già pronto e prevederebbe di allargare la zona a pagamento e rivedere la riorganizzazione delle zone per fasce concentriche.